ancora qui a scuola, ma io penso a lui che adesso è qua. Allora, diciamo che è stata una proposta inaspettata, perché comunque adesso è il mio primo approccio a questo mondo, mondo della musica in generale, non solo delle sigle. E diciamo che sto esplorando un po' tutto, non mi precludo nulla. E quando mi è arrivata la proposta appunto di fare la sigla, ho accettato perché trovo che il messaggio che ci sia sia realmente importante. Il messaggio di una donna potente, una donna forte, una donna anche fragile, ma che non ha paura appunto di far vedere le sue fragilità, ma una donna normale, una ragazzina normale. E secondo me questo messaggio è molto importante, perché tutta la fascia d'età a cui è rivolto questo cartone animato è dagli 8 ai 14, se non sbaglio, e comunque è l'età dove iniziano a formarsi le piccole donnine, ed è giusto avere un modello di ragazza così, secondo me, e avere l'onore di poter cantare la sigla, molto molto bello, e soprattutto anche comunque condividere questa esperienza con Briga, che ho conosciuto appunto grazie a questo percorso, e devo dire che fino a qua tutto è stato una cosa molto particolare, perché mi ha subito, diciamo, suscitato molta curiosità. E non ti nego che, essendo una cosa, insomma, destinata ad un target di ragazzi, bambini, mi è subito preso, mi è subito piaciuto, era una cosa diversa. Io amo, non voglio chiamarla sfida, perché secondo me non si tratta di una sfida, ma amo misurarmi in campi diversi, questo penso che si possa vincere anche dai dischi che faccio uscire. E quindi, insomma, era la prima esperienza cantando una sigla di un cartone animato, è andato tutto molto bene e sono molto soddisfatto del risultato. Ragazza meravigliosa, abbiamo tantissime cose in comune, è una ragazza empatica, per bene, educata, ed è stata veramente una bellissima sorpresa. Io di solito sono un po' restio nel collaborare e lavorare in generale con persone che non conosco, perché la musica è una cosa molto delicata, e se non si conosce la persona con cui poi ci si rapporta, è difficile che ne esca fuori qualcosa di bello, di positivo. Mi sono lanciato, come tante volte ho fatto nella vita, fidandomi delle impressioni che avevo avuto su di lei, e ho trovato davanti una ragazza stupenda. Poi parla 5 lingue a menadito, e benissimo, infatti questa cosa anche mi ha molto sorpreso. Io ho piaciuto tanto, perché le ho imparate a 17-18 anni, comunque non è quasi mai capitato di trovare persone così intelligenti e sveglie, e sono veramente felice di averla conosciuta. Quell'età mi ispirava tantissimo a Nina Simone, che è il mio dio in terra. Insomma, Nina Simone per me è stata, oltre alla mia tesina di maturità, è stata una delle donne principali del mio percorso formativo, sia musicale che non, perché lei comunque, oltre ad essere una donna, una cantante, un'artista a tutto tondo, era una donna forte, cioè nei suoi testi, in quello che cantava, lei faceva trasparire il suo messaggio politico, non parlava solo di amore, del cuore infranto, parlava anche di cose importanti. Secondo me la musica è uno degli strumenti più potenti per tutto, e utilizzarlo a fin di bene per me è sicuramente un onore, e soprattutto dovuto, cioè dobbiamo dare qualcosa oltre alla bella melodia, secondo me. Io non sento il peso delle responsabilità, tra virgolette, educative nei confronti dei ragazzi. Ognuno di loro ha una famiglia dietro che deve pensare alla loro educazione. Io ho una responsabilità artistica, che è un altro discorso, e questa la sento perché do grande valore a quello che faccio. Io, da ascoltatore, da ragazzo, da bambino, mi sono sempre attaccato moltissimo ai cantanti, all'arte in generale. Mi ha salvato la vita, nel senso che mi ha tenuto il tempo occupato, mi ha fatto sognare, e io cerco di
di trasferire questo, di trasmettere questo alla gente che mi ascolta. Okay. Quindi in un certo senso sì.